Odio il Natale. Ma non è sempre stato così. In realtà da piccolo lo adoravo e ricordo quando andavo con mia madre per le affollate vie del centro della nostra città per acquistare i regali per tutti i parenti. E già perché il cenone della vigilia di Natale non era circoscritto alla nostra sola famiglia, ci ritrovavamo con zii, cugini, nipoti, e ogni anno c'era una novità, dalla fidanzatina del cugino di terzo grado fino al nuovo nato dalla coppia di zii, e via dicendo. Poi, col tempo, quelli che erano bambini sono divenuti adolescenti e hanno iniziato ad essere ospiti dei futuri suoceri, mentre i più anziani ci hanno lasciato. E insomma, quella tradizione decennale è andata via via sparendo. Ma non è questo il problema. Certo, i vecchi tempi mancano sempre e suscitano sempre una certa nostalgia, però a mente fredda si accetta il fatto che i tempi cambino e ci si limita ad essere felici e soddisfatti di ciò che si è vissuto per tanti anni. Ma nel corso degli anni è successo qualcosa. Nel 2015 l'azienda per cui lavoravo chiuse per fallimento. E io mi ritrovai senza nemmeno un dollaro. E soprattutto solo. Ero impiegato come magazziniere e il mio stipendio, comunque non elevatissimo, mi permetteva però di vivere decentemente. Ma quando l'azienda chiuse i battenti, ne rimasi spiacevolmente sorpreso. E non solo per la cattiva notizia in sé, ma anche perché fino ad una settimana prima noi semplici operai eravamo stati lasciati all'oscuro in merito alle cattive, anzi terribili acque che la ditta stava attraversando. E così io, non essendo al corrente dell'iceberg che attendeva la mia nave, venni travolto e affondato dall'inevitabile schianto, non avendo nemmeno il tempo di tentare una disperata virata di timone. Smisi ben presto di poter pagare il mutuo e il concessionario iniziò a bussare alla mia porta chiedendo dove fossero finite le rate dell'auto. Nel giro di 4 mesi mi ritrovai insomma in mezzo ad una strada, solo come un cane, non avendo fratelli o cugini, non avendo nessuno che potesse offrirmi anche un minimo e temporaneo supporto. Ricorderò per sempre il giorno in cui venni chiuso fuori da casa mia, quel giorno in cui mi ritrovai su un marciapiede davanti alla mia abitazione con una valigia piena di abiti e il mio inseparabile violino, quel violino che i miei genitori mi avevano fatto imparare a suonare. Eh sì, quel giorno lo ricorderò per sempre, il 18 settembre 2015. Sul marciapiede, senza un posto in cui andare e senza nessuno a cui rivolgermi per un aiuto. Vi ho parlato del mio violino. È un regalo che i miei genitori, entrambi musicisti, mi fecero quando avevo 12 anni. Sapevano che non avevo la musica nel sangue, ma vollero lo stesso introdurmi almeno un po' nel loro mondo. E così imparai a suonare il violino. Non in maniera eccellente, va detto, ma quell'oggetto oggi rappresentava comunque un ricordo prezioso. Anzi, a dire il vero, l'unico ricordo della mia infanzia, quando la vita era semplice, quando ero felice insieme a mamma e papà. Loro non guadagnavano molto con la musica, a dire il vero, e anzi eravamo piuttosto poveri. Però eravamo felici e avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ora, il fatto che io odi il Natale credo che non vi sembrerà più tanto strano, giusto? Iniziai a sedermi per strada e dal momento che ormai il danno era fatto, iniziai a suonare il violino lungo una delle principali vie dello shopping. Magari sarei riuscito a racimolare qualche moneta
e almeno mantenermi per non morire di fame. E in effetti devo dire che gli affari, per così dire, non andavano male. In un giorno, se suonavo dalla mattina alla sera, ero in grado anche di portare a casa $40. Però, ovviamente, se pioveva non potevo esibirmi e, ovviamente, essendosi sparsa la voce, molto spesso altri clochard si riunivano per pestarmi e rapinarmi. La vita era dura, molto dura, però diciamo che riuscivo a cavarmela. Ebbene, proprio il mio violino mi ha trascinato in quella storia che ora sto per raccontarvi. Era il 18 dicembre e mentre mi esibivo a bordo strada venni avvicinato da un uomo, sulla settantina, capelli radi, un abito elegante. «Signore, la posso disturbare?» mi disse. A quel punto avanzò la sua richiesta, una proposta che mi parve subito singolare, sia per il contenuto che per i modi in cui venne formulata. «Per caso conosce lo spartito di Non sempre è domenica?» Io annuì, lo conoscevo e come. «Bene, le andrebbe di suonarla in una serata ufficiale all'interno di un vero locale e ovviamente retribuito?» Io annuì di nuovo, stando ben attento a non lasciarmi prendere dall'entusiasmo per una richiesta tanto singolare ma esaltante. «Bene, questo è l'indirizzo. L'aspettiamo sabato 24 dicembre alle 21:30 e farà meglio non dare buca. Lasci che glielo dica.» Quell'ultima chiosa suonò come una minaccia, effettivamente, e mi spinse istintivamente a chiedermi se mi fossi per caso appena cacciato in una brutta situazione. Ma d'altra parte, su via, cosa avevo da perdere? Quel 24 dicembre New York era tormentata da una fittissima nevicata. Io mi incamminai lentamente verso il locale indicato nel biglietto che lo strano tizio mi aveva consegnato. Median. Mai sentito. Le indicazioni mi portarono in una zona periferica della città, una zona probabilmente malfamata e pericolosa, e subito mi pentii di aver accettato, convinto di essere appena cascato in una trappola mortale. Vapore usciva dai tombini, gatti litigavano all'interno dei cassonetti, cancelli sbilenchi limitavano proprietà private la cui natura e il cui utilizzo erano difficili da indovinare. Capannoni dismessi, officine chiuse, vetture abbandonate alle quali era stato sottratto anche l'ultimo dei bulloni. Girato l'angolo, in una strada chiamata Stafford Lane, rimasi a bocca aperta nel trovarmi di fronte al locale. «Median», recitava l'insegna, scritta in un raffinato corsivo e illuminata da due piccoli ma luminosi faretti. Dall'esterno appariva elegante, con due ampie vetrate coperte da raffinati tendaggi rosa. «Troppo chic per me», pensai, quando mi sentii chiamare. «Buonasera, signore. Se vuole entrare, l'accompagno.» Mi girai e davanti all'ingresso stava l'uomo che mi aveva avvicinato una decina di giorni prima, con abito di pregio e guanti di seta bianchi. «Ma che locale è? È nuovo?» «Diciamo di sì», rispose in modo garbato ed evasivo. «Il concerto di Natale inizierà tra poco», continuò, indicando una lavagnetta nera collocata di fianco all'ingresso. «Christmas Blues». Christmas Blues, inteso come blues natalizio o come depressione da Natale? Chiesi io ridendo, sicuro di aver fatto una battuta. Come ben sapete, infatti, con il termine Christmas Blues si indica il mal di Natale, la malinconia che coglie certe persone sotto le feste. Ma la risposta del maître mi sorprese e mi smorzò il sorriso in gola.
Assolutamente la seconda, signore. A dire il vero, di blues non verrà suonata nemmeno una nota. Lei sarà l'unico ad esibirsi questa sera e dovrà suonare quell'unica canzone che le ho indicato quando ci siamo incontrati e accordati. Una risposta che si mescolò perfettamente alla mia ebbrezza alcolica che accompagnava ogni mia giornata, ricreando uno stato di psichedelica confusione che trovai estremamente adatta al mio stato d'animo di quella sera. D'accordo, dissi, ed entrai. La porta si spalancò su una piccola stanzetta che ospitava un'altrettanto piccola scrivania con una lampada che emetteva una calda luce gialla. Mi dia pure il cappotto, il concerto è di qui. Passiamo dalla retro, così avrà tutto il tempo per sistemarsi in vista della sua esibizione. Barcollando seguì il distinto maître. Ma la canzone durerà sì e no 3-4 minuti. Davvero devo suonare solo quella? E poi? E poi la suonerà di nuovo. E poi di nuovo ancora. Fino a quando sarà costretto a rinunciare. In quel caso non si preoccupi. Al contrario, la prego di non prendere in considerazione alcuna fuga anzitempo. Perché dovrei prendere in considerazione l'idea di una fuga? Pensai. Ero nervoso e avevo bisogno di bere. Chiesi e venni rifornito di ottimo whisky. Mi raccomando, glielo ripeto, qualsiasi cosa accada, lei dovrà continuare a suonare. Mi disse di nuovo l'uomo, alimentando così il mio nervosismo. Ora vada. Bevvi un ultimo sorso di whisky, poi attraversai la spessa cortina di pesante tessuto che divideva quella specie di camerino dal palco e poi raggiunsi il mio posto. La stanza era completamente immersa nel buio e avvolta nel più totale silenzio. Un silenzio innaturale. Voglio dire, capisco che stavo per iniziare a suonare, ma un seppur debole chiacchiericcio, un colpo di tosse, la suoneria di un cellulare impertinente sfuggito all'attenzione del suo proprietario, insomma, un qualche suono me lo sarei aspettato. E invece un silenzio cupo e immateriale mi avvolgeva. La stanza, come detto, era avvolta nella più fitta oscurità e un faretto puntato dritto nei miei occhi rendeva ancora più impossibile l'ardua missione di scorgere qualcosa davanti a me. E così iniziai a suonare. Man mano che suonavo, gli occhi si abituavano sempre di più a quel contrasto di buio e luce. Intravedevo qualcosa, ma non riuscivo a comprendere cosa. Davanti a me sembrava che si estendessero decine di gambe. Non so come spiegarmi, ma ciò che intravedevo davanti ai miei occhi erano appunto gambe coperte da pantaloni o gonne, ma era come se quelle gambe fossero sospese nel vuoto. Ad un certo punto udii un forte rumore, un colpo sordo, un tonfo, poi un altro e un altro ancora. Io continuavo a suonare, avendo ben presente nella mia testa le inquietanti parole dell'altrettanto inquietante maître, e man mano che si susseguivano quei tonfi, io iniziavo anche a udire voci, canti, risate. A un certo punto il faretto che mi aveva accecato fino a quel momento si spense e al contrario si accesero tante altre luci che illuminarono finalmente l'intera stanza. Una stanza piccola, affollata da una trentina di persone di ogni età, donne, uomini, giovani, anziani, qualcuno abbigliato con indumenti un po' retrò, gonne anni 50, ma anche outfit più moderni.
seguendo le note che emanavano dal mio violino, tutti iniziarono a danzare. Alcuni uomini carpirono delicatamente le mani di alcune delle donne presenti, altri uomini e altre donne invece si misero a danzare da soli, adottando espressioni facciali che lasciavano trapelare una sorta di infinita serenità. Fu in quel momento che notai una inquietante anomalia, qualcosa che per un attimo rischiò di interrompere il mio suonare. Tentennai e dovetti richiamare alla mente tutta la mia fantasia e la mia immaginazione per continuare a tenere il ritmo. Mi sforzai di pensare che fosse una semplice ed innocente festa in maschera. Il maître mi aveva intimato di non interrompermi, quindi chiusi gli occhi cercando di tenere la mente occupata su quell'unico pensiero. Per forza doveva essere una festa in maschera, già perché tutti i presenti portavano al collo un cappio annodato in una corda di juta. Le corde non erano appese, ma ricoprivano il pavimento. Qualcuno addirittura le faceva roteare, creando una sorta di allegra coreografia, ridendo a crepapelle insieme ad altri presenti. Altri usavano quella corda per fingere di intrappolare, tra il sensuale e il comico, la ragazza che avevano di fronte. Ma allora, cos'erano stati quei tonfi? Cos'era accaduto prima che si accendessero le luci? No, non era possibile che quelle persone fossero inizialmente appese al soffitto. Tutti iniziarono a ballare, qualcuno in maniera tanto esagitata e allegra da rendersi del tutto inadatta alla musica che io stavo proponendo. Ricordai il titolo della serata, scritto su quella lavagnetta all'ingresso del locale: Christmas Blues. Chi erano quelle persone? Che storie avevano da raccontare? Perché quei cappi, simbolo di morte, ora venivano utilizzati come oggetto di divertimento? Perché fino a poco tempo prima erano appesi al soffitto e ora ballavano in preda alla gioia, all'amicizia e all'entusiasmo? Quei pensieri paranormali vennero stemperati da una riflessione. Quelle erano persone come me, smarrite, bisognose di rifugiarsi lontano dalla magia del Natale, al sicuro dalle luminarie e dalla necessità di essere allegri e felici a tutti i costi. Perché l'aspetto terribile del Natale è proprio questo. Se sei infelice durante l'anno, durante ogni singola giornata della tua esistenza, sei soltanto uno dei tanti, tutti insoddisfatti del proprio lavoro e con troppe bollette da pagare. Tutti vivono il tuo stesso disagio. Ma a Natale, improvvisamente, questi tutti scompaiono e come per magia restano solo persone felici. A Natale non è ammesso essere tristi. E se sei triste, ricordati che sarai anche solo. A differenza degli altri 362 giorni dell'anno in cui tutti vivono i tuoi stessi disagi. L'uomo che agitava la corda del cappio stretto al suo collo come fosse un lazzo in un rodeo incrociò il mio sguardo e mi rivolse un tenero sorriso che ricambiai. Poi incrociai lo sguardo di una ragazza, avrà avuto 30 anni. I capelli corvini e un po' mossi, lunghi e raccolti grazie ad un sottile nastro di colore rosso. Indossava un abito bianco, lungo fino ai piedi. Mi guardò e mi sorrise timidamente, salvo poi distogliere subito i suoi dolci occhi dai miei. Desideravo ardentemente andare da lei, desideravo più di ogni altra cosa unirmi a quella festa. La ragazza si avvicinò a me e slegò il nastro rosso che le legava i capelli. Poi, delicatamente, mentre io continuavo a suonare, lei infilò la mano che stringeva quel nastro all'interno della mia tasca per poi estrarre quella stessa mano vuota.
Io sono Amanda, disse dolcemente. La stanchezza per quel suonare in modo così accanito iniziava a farsi sentire. Sentivo le energie che lentamente mi stavano per abbandonare. La testa mi girava e chiusi gli occhi, lasciando che le note fluissero nel mio cervello, nella mia testa, nella mia anima. Le note si confondevano, le danze erano sempre più frenetiche, era un'orgia di suoni e movimenti, fino a quando Amanda mi afferrò per il colletto della camicia e mi baciò. Un bacio appassionato, dolce, intenso. La mia mente si fece ovattata in una sorta di blackout. Poi sentì il mio nome chiamato a gran voce. Aprii gli occhi e, davanti a me, trovai lo sguardo accigliato e insopportabile di un poliziotto. «Via di qui, stupido ubriacone!» Ero nella zona di quel locale, la zona che avevo raggiunto la sera prima per suonare in quel bar, ma di quel bar non vi era traccia. Ma come poteva essere stata una semplice allucinazione indotta, che ne so, dall'alcol? Io ero stato in quel locale. Lentamente iniziai ad incamminarmi verso le zone più centrali della città, pensieroso, dubbioso, sicuro nonostante tutto di ciò che avevo vissuto. Però mi stavo per arrendere all'evidenza che fosse stato in effetti solo un sogno. E nella morsa del freddo sprofondai le mani nelle tasche del mio giubbotto. Infilando le mani nel giubbotto però sentii qualcosa. La mano sinistra estrasse un nastro rosso. Anzi, il nastro rosso. Estrassi l'altro oggetto con la mano destra dall'altra tasca. Un piccolo pacchetto di fiammiferi con la scritta Midian, senza indicazioni stradali o numeri telefonici, e insieme a quel pacchetto di fiammiferi percepii un piccolo rotolo di carta, un rotolo che si rivelò essere una mazzetta di banconote per un totale di $500. Non capivo come, ma come era possibile? Perso nei miei pensieri, mi diressi al primo bar aperto nella zona per bere un caffè, sedermi e cercare di fare mente locale. Ancora confuso, guardai distrattamente il giornale, appoggiato, chiuso, su uno dei tavolini. Uno dei titoli della prima pagina parlava di una ragazza di 27 anni, scomparsa da casa 2 giorni prima. La foto. Quella foto era, oh mio Dio, era Amanda. Iniziai a leggere l'articolo. Si temeva il peggio perché Amanda proveniva da una storia difficile. Il suo compagno era già stato arrestato in passato per violenze domestiche nei confronti della ragazza con cui stava all'epoca, e Amanda era scomparsa 3 giorni prima della sera della vigilia di Natale. Vigilia che, secondo quanto raccontato dal fidanzato, avrebbero dovuto trascorrere con la famiglia di lui, come del resto il Natale e Santo Stefano. Il ragazzo, nell'intervista, negava di aver mai toccato Amanda in vita sua e sosteneva che se era scappata non era certo per fuggire ad una relazione violenta. Sul mio volto comparve un sorriso, ma allo stesso tempo scese anche una lacrima che cercai di ritrarre subito. Strinsi il nastro rosso nella mia mano, lo portai alla bocca e gli diedi un delicato bacio. «Corri, Amanda, corri! E forse ci incontreremo ancora. E questa volta, spero, non al Midian».